Solo un atto formale perché ci avviamo verso la nuova campagna viticola saccarifera, ma per arrivare a questo punto è chiaro che in fabbrica si è lavorato da lungo tempo per preparare, per avere la fabbrica con la messa a punto per poter produrre anche in quest'annata. Negli ultimi anni sempre si dice e si parla che lo zuccherificio non rifarà la campagna, non ripartirà, in mezzo anche a mille difficoltà. Riteniamo che questa sia la campagna che sancirà la normalizzazione delle attività dell'azienda stessa, per cui dovremmo toglierci da dosso questa tara che porta a dire sempre chissà se riapre. In questi giorni migliaia di persone mi hanno chiesto se si ripartiva, io ho detto che era tutto pronto, attendevamo solamente che il tempo ci accompagnasse per poter avviare la produzione come ogni altro anno. L'annata che ci attende io ritengo sarà un'annata faticosa perché il prodotto c'è, è di ottima qualità perché il tempo, a dispetto che per le altre colture, per il barbabietro e la zucca, è stato sicuramente appropriato e clemente, motivo per cui abbiamo tutte le possibilità per raggiungere degli obiettivi che non abbiamo mai raggiunto negli ultimi anni. Già tutto quello che dovevo dire l'ha detto lui, pertanto credo che ci è rimasto ben poco. L'unica cosa è che quello che ci siamo prefissati lo stiamo portando avanti, ce lo siamo detto all'inizio, ce lo siamo detto a metà strada, almeno in questo periodo che ci separa da quando siamo arrivati la prima volta qui fino ad oggi. Tant'è vero che oggi io chiedo scusa per l'amministratore delegato e il consigliere che sono fuori proprio perché stanno a Bologna a discutere dell'azienda, a discutere del piano industriale per trovare la copertura finanziaria e cose, pertanto stanno lavorando altrove e sono arrivato io. Questo oggi deve essere giustamente l'inizio di una nuova era. Di una nuova era io dico che deve essere quella della ristrutturazione dello zuccherificio, la diversificazione della produzione, perché questa fa solo un monoprodotto, voi sapete benissimo che l'azienda con un prodotto solo, che è considerata materia prima, io dico che è difficile portarla avanti e programmare il futuro. Invece se si va sulla diversificazione del prodotto, sulla capacità di condizionare, dico condizionare è una parola brutta ma è così, condizionare il mercato, secondo me ce la facciamo e possiamo, e questo può diventare il fiore all'occhiello del Molise, ma soprattutto di tutta la zona del centro-sud italiano, perché comunque è l'unico zuccherificio che è rimasto dopo la grande riforma che ha fatto la Comunità Europea. L'unico zuccherificio mi sembra del centro-meridione, per cui in una realtà pur piccola come il Molise avere l'orgoglio di aver mantenuto uno zuccherificio in questa regione per l'intero centro-meridione credo sia un obiettivo importante che la regione ha raggiunto grazie anche all'impegno sia del Presidente che di Gianfranco Vitaliano. Io ringrazio anche la proprietà che si è messa in qualche modo in discussione rispetto a questo impegno, ma ringrazio anche soprattutto l'ingegner Tesi che per tanti anni ha portato avanti questa realtà, lo ha fatto in maniera esemplare, in maniera egregia, e se questa realtà continua ad esistere a Termoli grazie alla precedente proprietà, la nuova proprietà, la regione e anche al presidente, commissario, presidente dello zuccherificio che insomma nonostante le difficoltà sta andando avanti con coraggio e con spirito di abnegazione. Forse è stato l'ultimo anno in cui io ho parlato di difficoltà, la nostra storia che ogni anno si accende, non si accende, si è acceso. Quindi questo è l'anno della svolta, guardiamo al futuro tutti quanti insieme. Noi abbiamo fatto tutti insieme un buon lavoro, io dico siamo stati aiutati dal coraggio, dalla determinazione, anche un po' dalla fortuna, insomma se il prezzo dello zucchero ci mantiene ancora, quindi siamo tutti più tranquilli pur sul piano delle prospettive. Vi volevo dire questo sostanzialmente, che stiamo al vostro fianco, siamo al fianco di questa azienda, soprattutto in questo momento che si va verso il nuovo, questa è un'azienda seria,
fatta di persone serie. Io vi devo ringraziare anche per come vi siete mantenuti lontani dalle polemiche di bottega che ogni tanto ci stanno, insomma. Io credo che molte volte si eccede anche in questo tipo di discorso, forse per questioni che non attengono sicuramente alla realtà aziendale e al futuro dell'azienda. D'altronde, quando l'intera regione, non solo il governo regionale, ma anche il consiglio regionale, come io vedevo prima qua il consigliere D'Alete, c'era il consigliere Totaro, l'intero consiglio regionale si è espresso per un percorso serio di rilancio che ridesse non solo speranza e mantenimento, ma che ridesse futuro all'azienda. Vi dicevo di andare verso il nuovo, noi ci dobbiamo aprire a due cose sostanzialmente: alle integrazioni, mantenendo quello che è il cuore aziendale, che è la scelta sulla quale abbiamo messo la faccia come regione, lo zucchero, e lo zucchero sarà la scelta sulla quale continueremo a mettere la faccia fino a quando ci staremo. La seconda questione è questa: dobbiamo guadagnare adesso sul piano della competitività aziendale, sul piano della possibilità che l'azienda ha di farcela anche con le proprie forze. Stiamo andando verso un percorso che è pieno di difficoltà, ma è pieno anche di sfide che possono avere un grande ritorno sul piano sociale, sul piano economico, sul piano occupazionale. Bisogna crederci, sfatando tanti, insomma, spauracci che ogni tanto vengono agitati. Insomma, questa è un'azienda che non ha nessuna intenzione di cambiare la sua missione, che era quella tradizionale, il nostro simbolo, e questo deve rimanere. Se lavoreremo tutti quanti in questa direzione, noi molto presto, io dico, avremo buone sorprese, nel senso che avremo possibilità di integrazione produttiva, di integrazione lavorativa, di integrazione economica, che daranno sempre più stabilità a quello che è il nostro futuro. È chiaro che la regione, fino a quando servirà la sua presenza, non arretrerà di un millimetro, accompagnandoci verso quello che io credo è il futuro che ci siamo meritati tutti quanti.